amici miei, consegui, aiuto, non era partito, vabbè, figati. Bella, Gang of God. Proseguiamo. Mi ha continuato la striscia, dai. Molto bene, dai, ho parlato da un altro. Free file. Abbiamo fatto. Non capisco. Ah, un che diavolo in questa parte, posso dire? Non so perché, mi sembra... La fase finale di Alien. Quando mai io posso aggiustare una parte tranquilla? C'è una tia di monster lì. Quando mai posso aggiustare una parte tranquilla? Senza incasinarmi col caso. Quanti cazzo sono? La madonna, sono morto? E dai, non tocchi e ci inizi. Cioè, potevo fare di meglio. Anche di peggio. No? Dove cazzo mi fai prendere, mo? Boh. Due passi indietro, tipo il cazzo di... Non te lo prima, solo un po'. Cioè, voi siete veramente la morte. Da dove arriveranno? Era da poco non lo utilizzavo. La Madonna di Dio. Vaffanculo. Sbarashi. Kekkyoku futaru de ketchaku o tsukeru koto ni natta ze Drake. Sōda. Ormai non lo leggo nemmeno più, tanto sparisce all'istante. Ma da jibun no kachi o shōmei dekitei nai. Wakatten daro. Onban mae no kantan na warming up. Itai na mon da kara yo.
早速始めるけこの死に損ない目真の男がどっちなのかを決める時で Ergo Grave, un'espressione entro la fine del gioco, fammela, una due, non te ne chiedo molte di più. Ok. Va bene. Ho premuto quadrato, però capisco il fatto che tu non l'abbia percepito. Non ci ho creduto, Tanando. Fase 1 andato. お前が遊び感単に食たばってくれねえってことは分かってたんだ。お前の生き方じゃねえからな。でも知ってたか。それは俺の生き方でもねえ。残念だ。お前を殺さなければならないのが。お前がここまでうぜえやつじゃなかった。きっといい仲間になれただろう。 お前の手足をばらして死ぬまで叩き潰す時間なのぜ。 Che cazzo è? È uscito da Nier, cioè, è tipo un figlio da Nier e Metal Gear Solid. Non so perché mi avrebbe. Vedi che non è un cazzo. Mi ha fatto danno. Io quello come lo schivo? Non lo schivo. Ho speranza. Così. Potete capire. Vabbè, ho capito. Volevo attaccare. Riprovaci. Ho riprovato. Recuperiamo un po' di vita. Ok. Dai.
molto bene. Ma meritavo qualcosa in più. Allora. Sì. Una nave aliena a cui si può accedere solo inoltandosi nel centro di Scandland. Nessuno sa chi l'abbia condotta qui, tantomeno quando questo ci ha accaduto. Ho visto mia fratella accedere alla nave. Se l'esperimento aspetto dell'enigma che mi ha rianimato ha avuto successo, significa che mio fratello potrebbe incontrare qualcuno dall'oltretomba. La questione si va sempre dimenticata. Vabbè, non preoccuparti, ho smesso di capire la trama 10 video fa. Non mi dire. Ah, spawnate proprio così. Va bene. No, desidero la vostra morte. Gentilissimo. Mi ricorda la zona antigravità di Crysis. Pure di merda Crysis. Molto bene. Oddio. Esplodi. Tu che fai? L'agguato? Che non altro. Più bravo. Ok. Ok. Mi sono incastrato facendo la scivolata. Cioè schivando, bello. No, amico mio, il bello che muore. Non è vero, lo so. Ottimo. Molto bene. Qui sotto non c'è niente. Ok. No. Bene. Molto molto bene. No. Ok. Sbagliare mira quando sia la mia automatica è un livello di inutilità del genere umano. Ah, tu non hai... Buongiorno. Stazza, ma cos'è? Posso dire con assoluta certezza che questa è la zona peggiore di tutto il gioco a livello estetico. Cioè vi giuro che per qui con le strade di città, i colpi di merda. Questa zona è veramente brutta. E vabbè, ha gli stessi problemi, lo spawn dei nemici è completamente da rivedere. Però... Quello che non è.
bisogno di uno. Non sto capendo. Cioè, me l'aspettavo, capito, con il boss forse. Non così. Magari l'ho ben preso io. Livello 40, cioè livello 40, sì, al 40%, pensavo che mi aspettavo la boss fight. Cioè, mi aspettavo tipo 3 di fila, ok, quelle lì, riaffrontarli. Guarda, adesso magari sbaglio. Veramente non so più. Bene. Molto bene. Mi aspettavo altri in questi. Ah, eccolo. Quanto è tamaro. Giudizio mezzo finale sul gioco, sul gioco lì, è che a me piace. Cioè, onestamente. Nella sua mediocrità mi ha veramente divertito. Certo, è ripetitivo come poco, monotono, fatto male. Però, cioè, guilty pleasure. Assolutamente un multiplayer. Vuoi giocarmi anche gli altri? Perché magari, dai, capisco qualcosina in più per la trama. Perché... io non sapevo fosse un terzo capitolo, se no sarei partito direttamente lì. Ci si può fare effettivamente poco. Volevo fare questa mossa io. Okay. Ci stavo mezzo crashando. Oh no, mi è morto tutto, aiuto. E eccomi. Questa è una roba. Ok. No. Ok. Molto bene. Ancora? Ah. Ma di solito quando cambia musica perché c'è un pochino di genere. Va bene.
Molto bene. Lui viene. Mi aspetto dei boss adesso. Me li aspetto. Ok. Con una patata. Ah ma... Madonna, non funziona male. L'altro più o meno me lo ricordavo questo. Via. Mi segue un po' di vita. Non ho saputo farlo. Vabbè, ho capito, mi ha scioccato. Ma ho quasi full vita. Mi sembra veramente esagerato. Allora, lui è il primo da battere, quindi. È decisamente lui il primo da battere. Perché? Ok. Veramente. Quindi facciamo così. Ok. Dico, io schivo per qua. Faccio questo. Quanto non gli togliere, dico, un cazzo. Bene.
se viva questa incollatura sulle scale non è più più sensato far finire la scena, no vabbè. L'area in cui l'Enigma progetta di controllare il mondo attraverso la Seed. Una potente energia Seed permea l'area. Deio di Quartz 31. Finalmente ho localizzato il capo e l'Enigma. Si trovano al centro della nave, come previsto. Bungie, che avevamo già localizzato in precedenza, è stato visto seguire Grave all'interno. Anche Zella ha detto che aiuterà Grave per pagare il suo debito. Ora è fondamentale sconfiggere l'Enigma e sventare il piano del clan Raven, ma ancora più importante è salvare Mika. 97%, letteralmente finiamo il gioco. Non in questa parte, magari nella prossima, però finiamo il gioco. Ok. Molto bene. Non ho premuto pausa. Ero visti da sopra e ho capito che volevo vai. Il problema principale è che sono in 3 metri. Ok. Prima corrido io ho fatto. Poi escono dalle fottute pareti. Vai, vai. No. Vai. Bene, non mi sono mosso di un metro praticamente, ho fatto tutto in due mattonelle. Ma io non vorrei finire il video, cioè finire il gioco in questo video perché non vorrei durare tanto. No, prepariamoci a mettere il primo gioco per subito. Ok. Ok. Un disagio. È assolutamente un disagio. Un po' di gente che dovrebbe morire. Facciamo così. Molto bene. Però dove devo andare? Di qua. Ok. Siamo ancora allo 0%. Dai, mi piace. Magari adesso che lo sblocco. No. Troppo silenziosa questa. Ah, ecco. Per tutti, perché a voi? Proprio voi, no? Cosa ti... Ok. Guarda, l'ho fatto nel punto peggiore. Ok. Ok.
è un problema enorme con loro, perché passo più tempo a schivare che effettivamente ad attaccarli molto spesso. Anche perché insomma non capisci un cazzo. Molto bene. Ok. Ce la siamo cavata bene. Prossima parte, finiamo Gang of Gore.